Non so se chiamarla torta o budino, so solo che è di una bontà indescrivibile. Prendo tre banane ben mature, le sbuccio e poi le metto direttamente nel frullatore. All'interno rompo anche tre uova. Poi prendo lo yogurt di soia, io qui ho 450 grammi, lo yogurt che sto usando è al naturale, quindi senza zuccheri aggiunti. Banana e yogurt di soia, cosa stiamo facendo oggi? Diano un frullato? Ma no, ci sono anche le uova, quindi andremo a cuocere questo composto. Si tratta di una buonissima torta, senza farina, senza lievito, spaziale. A questo punto aggiungo anche 60 g di eritritolo oppure zucchero, se preferite quello. Poi grattugio anche la scorza di un limone. Praticamente adesso frulliamo e la ricetta è fatta? Praticamente quasi, sì, non ci vanno altri ingredienti, io però aggiungo dell'aroma di vaniglia perché mi piace e consiglio anche a voi di aggiungere o della vaniglia oppure altro, un aroma di mandorle o rum, insomma, quello che vi piace. A questo punto chiudiamo e frulliamo bene il tutto. Andiamo a controllare la consistenza. Wow, beh, ragione tu, sembra un È un frullato, frullato, te l'ho detto. effettivamente. Beh, direi che è cremosissimo. Ragazzi, oggi faremo il frullato, vedrete. Frullato cotto al forno, no scherzo. E ora prendo uno stampo, il mio è da 23 cm di diametro, con la base rimovibile. Poi prendiamo anche della carta da forno e io per far aderire la carta da forno meglio nello stampo la bagno leggermente. Beh dai, questa è una bella idea della carta da forno che la bagni. È un bel trucchetto, eh? Così almeno si riesce a mettere meglio nella teglia. Esatto, aderisce un po' meglio, riusciamo a piegarla un po' meglio, perché per questa ricetta è necessaria la carta da forno, a meno che non utilizzate uno stampo normale, quindi senza la base rimovibile. E ora verso l'impasto all'interno dello stampo. E ora prendo una manciata di mirtilli, io qui ho circa 60 grammi, e vado a distribuirli sulla torta. Poi qualcuno rimarrà più in superficie, qualcuno invece andrà all'interno della torta ed è proprio ciò che vogliamo. Una torta a pois, questa qua, Diana. Ci piace. E ora inforniamo la nostra torta nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 40-45 minuti. La torta è finalmente pronta e noi non vediamo l'ora di assaggiarla, ma prima lasciate un mi piace al video, mi raccomando, condividetelo anche, come sempre, supportateci perché in questo modo ci date una mano enorme. Andiamo a vedere com'è venuta la ricetta. Andiamo, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Eccola qui! Wow! Ovviamente noi l'abbiamo levata dallo stampo e l'abbiamo messa in un piatto. E ovviamente se utilizzate uno stampo più piccolo, ovviamente la torta sarà anche più alta. La prossima volta faremo così. E adesso Diana, cosa facciamo? E adesso, prima di assaggiarla, io metto sopra un po' di miele e poi aggiungo anche della granella di noci. Tagliamone un pezzo. Mamma mia Diana, ma che cos'è questa? Che Chissà che buona! Qualche mirtillo sopra. Assaggiamo. Mamma mia! buona. Mamma mia! No, no parole, è troppo buona! Sì? Wow, ragazzi, che cremosità! Tantissime ricette come questa le trovate sul nostro nuovo libro Zero glutine, zero rinunce. Lo trovate in tutte le librerie e vi lasciamo anche il link qui nei commenti per acquistarlo online.